Io quello che vi chiedo è, ci sono 2 mesi davanti, abbiamo 2 mesi per vincere le elezioni amministrative e regionali, abbiamo il compito sulle elezioni europee di portare in Parlamento europeo delle persone che desiderino cambiare l'Europa, e su questo so che adesso il mio amico Matteo Ricci non sarà d'accordo con me e neanche il mio amico Stefano Bonaccini, ma non esiste che ci sia il nome del segretario sul simbolo. Io sono uno di quelli che è sempre stato favorevole, e se non cambio idea lo sarà per il futuro, sulle politiche. Credo che sulle europee sarebbe un errore clamoroso dare un messaggio di questo genere per prendere lo 0,5% in più, o anche l'1, non cambia niente. Così come sarebbe un errore andare a mettere degli specchietti per l'allodole a guidare le liste. Chi va al Parlamento europeo deve fare una battaglia per l'Europa, per me. Poi naturalmente discuteremo, diciamo, e domenica, la prossima direzione decideremo. Però mi raccomando, la partita che è in ballo è una partita che possiamo vincere a condizione che il PD faccia il suo mestiere. Se per Job Act intendiamo il decreto di Poletti, va cambiato sia sulla parte che riguarda il tempo determinato sia sulla parte che riguarda i contratti di apprendistato, altrimenti è un enorme allargamento della precarietà che non porta più lavoro ma porta più difficoltà per i lavoratori, le imprese e l'economia. Sì, io penso che il decreto lavoro vada cambiato, vada migliorato in Parlamento. Ci sono almeno 2 aspetti critici molto seri che riguardano la durata dei contratti a termine, 36 mesi senza causare un tempo troppo lungo, e che rischia di determinare un aumento della precarietà invece che favorire una stabilizzazione della forza lavoro. E l'altro tema delicato riguarda l'apprendistato, le norme sull'apprendistato, perché sottrarre l'obbligo al percorso formativo in qualche modo rischia di alterare fino a svilire la natura di quel tipo di istituto, e allo stesso tempo io non trovo molto convincente la soluzione che prevede un'abrogazione dell'obbligo per l'impresa ad assumere sì nuovi apprendisti, ma alla luce della stabilizzazione di almeno il 30% degli apprendisti che c'erano prima. Quindi, come vedete, sono questioni anche di carattere apparentemente tecnico. Dicevo che Sacconi è così contento come lo era stato Berlusconi per la legge elettorale. Io mi insospettirei un pochino, insomma, noi l'opposizione a Sacconi l'abbiamo sempre fatta sulle politiche del lavoro. Io ho visto che Sacconi negli anni scorsi è stato l'avversario storico del centrosinistra in materia di politiche del lavoro, per cui va bene la mediazione, ma non un cedimento culturale alle ragioni di chi l'ha sempre pensata diversamente da noi e del mondo del lavoro. La seconda cosa che ho imparato è che questo lavoro è molto più difficile di quanto io temessi, e questa è una cosa che mi porto a casa oggi. E la terza cosa, e ho finito, e per rispondere a Fabrizio, caro Fabrizio, io non sarò solo il ministro del no, ma anche del no. La prima cosa che mi porto a casa è che i problemi non sono nuovi. Molti dei problemi sono di lungo termine, sono connaturati alla storia del Paese, ma questo non vuol dire che non bisogna cercare di aggredirli in modo che si ritiene efficace. Buon pomeriggio. Thank you, Prime Minister Renzi, for your very kind words to you and the Italian people. One question, please. Did the Italian journalist, by the way, do this? He's sort of five-part question. Okay. No, can I see the Italian journalist? The, all right, let me try to remember this. In terms of the meeting with His Holiness Pope Francis, we had a wide-ranging discussion. I would say that